Bene amici di Mythical Snake, benvenuti in questo nuovo video, là dove sarà diverso dal solito perché alcuni utenti che seguono Mythical Snake sui vari social mi hanno chiesto ma che dispositivi utilizzi per ascoltare la musica. Ebbene sì, detto questo andiamo a vederli insieme nella video recensione. Come uno dei primi dispositivi che utilizzo per ascoltare musica è proprio lui. Chi non lo riconosce? Samsung Galaxy Nex Turbo, modello GTS 5570i, un dispositivo che nasce nel giugno 2012 e che vanta di una scheda tecnica come processore single core da 800 MHz affiancato da 256 MB di memoria RAM e 160 MB di memoria interna, che ovviamente non bastano e per questo ha il supporto all'estensione con microSD per un massimo di 8 GB. Per quanto riguarda il display, abbiamo un display da 3,14 pollici raggiungibile in tutti gli angoli e molto molto comodo da usare a una mano. Per quanto riguarda il supporto alle reti, abbiamo Wi-Fi BGN e HSDPA 7,12 MB per secondo, tecnologia Bluetooth 2.1, fotocamera da 3 megapixel e una batteria da 1200 mAh. Che attualmente, utilizzandolo solo come lettore multimediale, mi garantisce circa 3 giorni di autonomia. Per quanto riguarda il sistema operativo Android, di quello non potevo farne a meno e per questo ho applicato il modding. Gli ho installato una ROM custom CyanogenMod 11 basata sulla versione Android 4.4.4 KitKat proprio per dare leggerezza, stabilità e soprattutto fluidità al sistema. Cosa uso per ascoltare la musica su questo dispositivo? Utilizzo il lettore stock di CyanogenMod, vale a dire Apollo, che ha un'interfaccia minimale molto semplice da usare e che garantisce una buona qualità dell'audio. Quindi, tirandolo fuori dal cassetto, si è rivelato molto molto utile per l'ascolto di musica e per questo lo porto sempre con me. Un altro dei dispositivi che utilizzo per ascoltare la musica sono queste cuffie del produttore Joystyle, ad archetto, con finitura in gomma, regolabili e con tecnologia Bluetooth 2.1. Per quanto riguarda l'ascolto della musica in cuffia, esse ci garantiscono un audio ben pulito e anche se alziamo il volume al massimo non tende a distorcere. La stessa cosa vale anche per i brani stereofonici. Per quanto riguarda i controlli multimediali, essi variano a seconda di come li indossiamo e li possiamo trovare o a destra o a sinistra e ne troviamo ben 5, di cui il primo posto al centro ci dà 3 funzioni, di cui accensione e spegnimento e con una lunga pressione ci consente di configurarlo a qualsiasi dispositivo Bluetooth. Qui in alto troviamo altri 2 pulsanti che ci consentono di andare avanti o indietro con i brani. Gli altri 2 posti in basso ci consentono di abbassare o alzare il volume. Per quanto riguarda la durata della batteria, diciamo che forse è l'unico punto dolente di queste cuffie auricolari. Per quanto riguarda l'ascolto della sola musica continua, ci garantiscono ben 5 ore, mentre invece se le utilizziamo sia per quanto riguarda la musica e sia per quanto riguarda le chiamate, arrivano a coprire dalle 3 ore e mezza alle 4 ore di autonomia. Siamo giunti alla fine di questa video recensione. Prima di tutto un grazie di vero cuore a tutti quegli utenti che mi hanno permesso di realizzare questo nuovo video, là dove mi hanno chiesto quali dispositivi utilizzavo per l'ascolto della musica. Per avere altre informazioni e link d'acquisto delle cuffie auricolari Bluetooth che utilizzo io, sono online da oggi sulle pagine di mythicalsnake.attevista.org. Come di consueto, nella descrizione del video vi lascio il link per andare direttamente all'articolo, insieme a tutti gli altri link per seguire Mythical Snake sui vari social, insieme al pulsantino per iscrivervi al canale e per mettere un mi piace. Per Mythical Snake, Raffaele Maurillo.